Hola e benvenuti in questo nuovo video. Oggi prepariamo la valigia insieme per Los Angeles. La vedo la mia valigia, nuova di zecca solo per questo viaggio. Allora, la valigia in questione è questa qui. Quindi ho preso anche la protezione trasparente e speriamo che non si rovini troppo in viaggio. Raga, l'ho presa nude, cioè stra si sporcherà un sacco. Poi, questa l'avete già vista nel viaggio precedente, comunque la borsa abbinata alla valigia che si metterà direttamente incastrata qui nel manico così che io posso portarla in giro con più comodità. Bene, apriamola. In realtà non so neanche come si apra perché avendo questa pellicola ho paura che sia un bordello da aprire. Vediamo. Magari togliamo anche questo. È stato più semplice del previsto. Le cerniere dove sono? Devo anche capire come fare il codice. Abbiamo diverse taschine all'interno, come vedete. Questa classica. Questa impermeabile, quindi penso ci possiamo mettere tipo costumi bagnati, cose che comunque vanno a sporcare. Poi abbiamo anche delle sacchettine per le scarpe, credo. Anche le scarpe si possono metterli una media e una un pochino più grande. Ah, ok, ho capito. Questa è per i vestiti sporchi. Geniale, perché effettivamente ogni volta non so dove metterli. E questo? Vabbè, comunque utili, devo dire. Qua abbiamo tutto lo spazio. Di qua abbiamo questi gancetti. Questo che divide il tutto e non ho capito qui dentro cosa potrei metterci. Comunque ha un sacco di taschine. Ok, bene, bella, pensiamo agli outfit. Allora, in realtà la prima cosa che faccio è, in base ai giorni, decidere cosa mettermi. Quindi faccio proprio così, scrivo liberamente i giorni, quello che penso che faremo, anche se in realtà non abbiamo organizzato molto questa vacanza. Vorrei tipo viverla da americana, nel senso svegliarmi, decidere quel giorno cosa fare, vedremo. Comunque più o meno le cose principali che so che voglio fare ci sono. Allora, giorno della partenza, venerdì, quindi primo giorno effettivo, arriveremo poi venerdì per l'ora di pranzo lì perché sono 9 ore indietro. Quindi sicuramente, vabbè, tuta per la partenza, che questo non lo metterò in valigia, però me lo segno comunque. Più quando sono lì. Penso faccia più caldo, però rimarrò vestita uguale, più pigiama. Sono 10 giorni, quindi penso che mi porterò due pigiami. Sì. Secondo giorno sarà il primo giorno effettivo dove faremo tante cose. In realtà non so se portarmi anche un outfit per la cena, o se faremo delivery, o saremo stanchi, mangeremo in casa, ma non credo, cioè dobbiamo usufruire di tutto. Quindi forse magari anche outfit per cena. Ok. Poi devo pensare al giorno dopo, che sarà sabato. Penso faremo un giro easy. Noi siamo a West Hollywood, quindi abbiamo vicino sia Melrose che Beverly Hills, quindi potremo fare uno di quei due giri. Quindi outfit 1, dei jeans comodi più un top. Secondo me ci sta. E poi uno per la cena, magari un vestitino. Devo pensare anche alle scarpe. Beh, sicuramente mi porto le Converse e magari delle scarpe col tacchetto per la sera, o se vogliamo andare da qualche parte un pochino più carino, vabbè, ci penso. E poi vabbè, pigiama. Poi outfit 3, domenica. Allora, domenica. O potremmo andare tipo in qualche centro commerciale, perché voglio andare assolutamente in due centri commerciali in cui ero già andata, che mi erano piaciuti un sacco. E se avete in realtà, se sapete, perché ho cercato un po' in giro ma non trovo Skims, se sapete dove si può trovare Skims, fatemelo sapere, perché lo stavo cercando, ho scritto anche a loro, ma non mi hanno ancora risposto, malefici. Comunque, quindi outfit 1, jeans, top. Outfit 2, penso che se vado ai centri commerciali ci starebbe bene o una tutina intera, poi decido bene effettivamente nel mio armadio che vestiti inserire, tutina intera oppure anche due pezzi, cioè il set di quei completini sopra sotto. Poi la cena, magari potremmo farla qualche ristorante carino, quindi vestito barra completo. Poi 4, sicuramente lunedì vado a rifarmi le unghie. Ho prenotato, raga, farò le unghie a Los Angeles, non ci credo. Quindi la mattina ho le nails, mi metterò una tuta, super easy. Poi finite le nails potremo andare a pranzo. E poi il pome, non so cosa vogliamo fare, pome. Quindi penso sempre pantaloni.
più top e via. Così almeno questo ce l'abbiamo. Poi quinto giorno, penso che vorrei andare a Venice Beach o qualcosa, quindi outfit carino per le foto. Per Venice Beach potrei mettere quel completino, perché ho preso un completino di Opolli, secondo me molto carino. La gonnellina secondo me ci starebbe, magari se andiamo a Hollywood. Vabbè, praticamente io continuo così, pensando a tutti gli outfit in base appunto a cosa faremo. Gonnellina. Se andiamo a Venice Beach sicuramente ci fermeremo poi da qualche parte a mangiare. Le mie patatine preferite, patatine. Potrei portarmi anche un cambio per fare due foto. Più cambio. Poi ho visto un posto dove fanno tipo solo le uova, tipo in diversi modi, che vorrei assaggiare. E potremmo andarci quando andiamo in un posto là vicino. Che casino. Proprio difficile. Vabbè raga, faccio un po' questo e ci rivediamo dopo. Ok, qua mi sono scritta un pochino le cose che vorremmo fare. Me le ero già segnate in realtà sulle note, alcuni posti e anche alcuni ristoranti che ho visto che mi interessava provare. E i negozi, vorrei trovare anche Skims, ma non so se lo troverò. E altri consigli appunto che davano in alcuni video. Quindi now iniziamo a selezionare alcuni vestiti. Allora, quanto ci metteremo? No, mille secoli credo. Come top porterò questi di Opolli che alla fine ho tenuto, perché secondo me ci stavano molto bene. Questo, non lo so, questo qua grigio sì, sicuramente. Questo mi sa. Tutti i tappettini più nuovi o comunque che so che possono servire. Poi di questi marroncini... Una manica lunga potrei anche portarmelo. Qua abbiamo il vestito nero e la tutina nera che porto. Questa qui corta. Come set, allora avrei questo che non ho ancora mai messo, che forse a Los Angeles ci starebbe bene. Però sicuramente porto la gonnellina che ho preso anche qui apposta. Super carina di Opolli. Questo è un vestito nero, no. Forse però ci vedrei bene questo, Santa Monica. Secondo me è carino. O anche a Venice Beach in realtà. Tanto lo metto qua, poi decidiamo. Come set sicuramente porto questo in jeans. Questo è comodo anche se magari andiamo a fare colazione al volo giù. Magari mi porto questo bianco o blu elettrico. Beh, avrei quello verde, sicuramente me lo porto. Bianco o rosa? Ci penso, non so ancora. Poi qui mi riporto questo pigiamino, perché è molto comodo. No, di queste felpe. Beh, una felpa grigia dai me la porto, perché non si sa mai se magari fa freddo la sera. Credo che ci alleneremo. Almeno un giorno voglio magari provare anch'io a fargli compagnia. Quindi, siccome Riccardo sapete che è amante, penso che mi porterò questo set corto, caruccio. E come altro pigiamino pensavo di portarmi questo azzurro. La montagna di vestiti sta iniziando a crearsi. Ora, qua sopra ho il completino che volevo assolutamente portarmi, questo qui sempre di Opolli. Poi avrei anche questo qui verde, molto molto carino. Se no questo, che forse per andare a Beverly Hills è carino questo. Che dite, ci potrebbe stare? Secondo me sì. Questo rosa per una serata potrei portarlo, quasi quasi rosa. È un po' particolare, secondo me molto molto carino. Anche questa tutina in realtà è comoda, però non lo so. Questi marroni no, non ho voglia di marrone. Questo potrebbe stare bene a Malibu. Questo sì, ti porto. Questo è bellissimo. Bello. Non ho voglia neanche di nero in realtà. Ah, anche questo set, secondo me, molto cute, con pantaloncino e mini blazer. Forse è un po' pesante, quindi potrei metterlo la sera, se andiamo in ristorante. Sono indecisa su questo, però forse è più da mare. Però vabbè, Malibu ci poteva stare. Però Malibu, ben detto che mettiamo questo. O è troppo da sera. Brechi, aiutami tu! Allora, vediamo un attimo invece i pantaloni. Ne ho comprati di nuovi, ma sono ancora stesi, li ho lavati oggi. Quindi tra questi qua, credo proprio che porterò solo questi, che sono dei classici jeans un po' così cargo, con questi lacci che mi piacciono tanto, sono a super mega vita bassa, di Zara, e basta. Sì, perché ne ho altri 3 o 4 giù lavati. Ah, anche questa tuta, dai. Che è sempre così, grigia, a vita bassa, che non uso mai qua in Italia, quindi secondo me a Los Angeles sicuramente la utilizzerò. Ok, come magari un toppettino micro sopra bianco.
poi, come tute, per il viaggio metterò sempre questa di Skims e penso che non ne porterò altre. Per il ritorno, potrei portare una di queste qua vellutine per il ritorno, però penso che farà troppo caldo. Qua abbiamo altre felpe. Ah, avrei questa tutina in jeans. Potrebbe starci bene. Troppo di aver caldo. Blazer. Beh, qualche blazer va portato per forza. Perché magari li compro lì? Faccio prima. Camicia no. E di questi vestitini. No, credo che non porterò niente di questo. Questo marrone è bello, però non c'ho i vestiti di marrone lì. Stai fermo? È tua la penna? No. Levati da lì. Via. Quindi in realtà mi sa che qua non prenderò nulla. Ok, sta prendendo forma. Devo ammettere che vedo già dei possibili outfit interessanti. E allora devo decidere cosa abbinare con questi jeans sopra. Perché appunto o metto un top classico di questi qua grigi, oppure qualcosa di un pochino più particolare. Abbiamo vestitini, due set. Anche qua devo decidere che top mettere al sopra. Questo mi piace, ok, vedo anche abbastanza colore, non è troppo monotono, nude, ma vediamo lime, questo rosa, cioè questi secondo me per appunto Malibu cose ci stanno benissimo. E pensiamo dei top, vediamo. Allora, ci starebbe bene o questo, però forse è troppo micro. Nero di Pradino mi sa che non ci sta bene perché i dettagli comunque sono di questo colore, quindi forse non ce lo vedo con quello. Maniche lunghe, questo ci potrebbe stare bene, Paola, perché ha le cuciture nude. Quindi volendo, questo outfit potrebbe essere very cute. Sì, mi piace, ok. Per la tuta o mi metto un top classico bianco, devo decidere però che taglio dargli, cioè più così, smanicato proprio, o un top così, oppure questo che è tipo un po' aperto, ha dei buchi. Perché sono così indecisa? Vabbè, questo vestito nero in realtà penso che me lo porterò, perché un vestito nero lungo è sempre comodo. Spostiamolo però di qua. Scusi, lei occupa spazio per la mia valigia. Si deve spostare, come dire. Questo devo capire però quando potrei metterlo. No, Brecky, non puoi stare qua in mezzo. Ci sono i miei outfit. Quindi per ora abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. Anche se forse quello voglio solo per la Golden Hour, quindi penso sia un cambio. 6, 7, 8, 9, 10. Che direte? 16 giorni vanno bene, 10 no, perché alcuni sono solo per la sera. Quindi dovrei portarne 20. Vabbè, non tutte le sere usciremo a cena. Oh sì, chi lo sa come sarà la nostra giornata. Non penso che cucineremo. Con Riccardo invece è probabile, visto che è anche a dieta. Ma come fa ad essere a dieta a Los Angeles? Lo sa solo lui. No. Non sporcarmi i vestiti. Bene, direi pausa riflessiva. Ci vediamo tra un paio di ore. Allora, rieccomi. Stavo valutando delle giacche. Vabbè, blazer nero sicuro. Vorrei portarmi anche questo top, però non so con cosa abbinarlo sotto. Poi sono indecisa se portarmi questa in jeans con gli strappi, oppure questa con le borchiette, che è sempre strafiga. E poi come secondo blazer non so se portarne uno nude o questo qui crema. È più elegante, questo invece è un pochino più easy. Oppure porto solo quello nero, che sta bene un po' con tutto, perché questi con cosa li abbino. Ma poi comunque anche questo qui più elegantino crop, quindi forse porterei solo quello. Quindi rimane l'indecisione sulla giacca. Forse preferisco questa, tipo con la tutina nera, il vestito nero lungo, ci potrebbe stare meglio rispetto a questa con le borchie. Sì, ok. Quindi questi, via. Come sempre utilizzo anche l'app, questa qua delle valigie, pack tipo, così che mi dà un'idea di quello che secondo lui dovrei portarmi. È molto utile, quindi mi ha scritto un po' di cose, poi tolgo quelle che non mi interessano. E c'è anche le attrazioni vicine. Universal, Los Angeles, Warner Bros, questi ho già visti. Crociera per avvistare balene e delfini. Ah, questa cosa non la sapevo, che ti dice anche i posti dove andare. Bene. Interessante, comunque. Questo sarebbe figo, andare in elicottero. 160 euro a persona. No, comunque molto utile. Vabbè, fatto sta, torniamo alla nostra valigia, che sennò perdiamo tempo. E allora, intanto guardiamo un attimo anche le cose per il viaggio. Adattatore di alimentazione, ok. Certificato di vaccinazioni. Ah, forse ancora per il Covid.
Vuoi vedere che serve? Metti caso che ci lasciano lì, quindi questa cosa utile non me la ricordavo. Est l'abbiamo fatto, guida da viaggio non ci serve, passaporto. Possiamo procedere secondo me con il beauty skincare. Allora, come beauty utilizzo sempre questo qua di Drunk Elephant, che mi chiede sempre dove l'ho preso, ma in realtà me l'hanno inviato, quindi non so se ci sia in vendita. Comunque è di Drunk Elephant. Allora, come prima cosa vado a mettere. Aspettate, ci devo pensare. Perché qui ho inserito tutte le mini taglie, cose perfette appunto per i viaggi. Quindi non c'è skincare in realtà. C'è poco e niente, vabbè, comunque, detergente, allora porto questo qua di Glossier. Poi abbiamo il burro struccante di Elemis, ottimo. Come shampoo secco porto questo qua di Sol de Janeiro. Poi abbiamo la mini acqua micellare. Come crema forse questa è diventata un po' troppo ricca, mi piaceva un sacco, ma appunto forse non va bene. Acqua, poi abbiamo olietti per capelli, però credo che porterò questo qui, così cerco di finirlo, di Olaplex. Poi abbiamo ovviamente termoprotettore per i capelli. Come shampoo e balsamo porto questi di Gisù. E tac. Poi ovviamente detergente intimo e porto anche queste salviette sempre molto molto comode. No, come deodorante voglio portare quello di Borotalco, quindi questo no. Mi porto anche la maschera, dai, ci sta, di Moroccan Oil, anche se sicuramente poi comprerò cose anche lì, quindi non vorrei portare troppo. Detergente per il corpo, dai, sì, lo porto e ci dovremmo essere. Porto sicuramente anche questo specchietto, un po' sporco, devo pulirlo comodissimo. Dei dischetti per struccarsi. Ci sono le zanzare? Chi lo sa? Beh, sì, dai, porto anche l'olio corpo. Come protezione solare, penso che prenderò quello che ho in bagno. Qua abbiamo anche dei campioncini, ma ho già gli altri. Non so se portarmi anche le lenti colorate che avevo preso al Cosmoprof. Per qualche look, secondo me ci potrebbe stare. Quindi ne porto un paio solo. Tanto sono giornaliere. Poi mi stavo dimenticando alcune cose, ovvero questa lacca, lo spazzolino, questo per non far strisciare le cosciotte, questo per pulire velocemente i pennelli, super comodo di Fenty Beauty, chissà se c'è ancora, non lo so, così. Adesivo per fare le storie in bagno. Poi porto questo se magari mi si spacca l'asticella che ho dell'apparecchio sotto e qualche assorbente di riserva. Spazzolina di BHD, super piccola. Allora, ho cambiato idea, questo lo porterò nel bagaglio a mano perché magari devo sistemare i capelli quando arriviamo lì. Quindi aggiungiamo alla fine il deodorante, la crema solare, la crema per la notte, il siero, il contorno occhi e la lam. Dovremmo esserci. Chiudiamo. Le mie taglie quanto sono la vita, cioè ti salvano letteralmente tutto. Come beauty invece da bagaglio a mano utilizzerò questo qua per la prima volta. Quanto bello di Charlotte che ho comprato recentemente, quindi lo trovate ancora. È fatto così e mi piace troppo. Vediamo cosa riusciamo a farci stare perché in realtà è abbastanza piccolo. Allora, appunto, spazzolina. E ci entra perfettamente. Abbiamo detto specchietto. Forse questo non ci starà. Altre salviette monouso in aereo sicuramente mi serviranno. Delle salviettine in realtà per il viso, anche se non credo che mi truccherò per il viaggio. Brecchi, cosa stai facendo? Poi a questo punto, forse il deodorante dovrei metterlo qui. Quindi lo togliamo da qua. Cioè, sto pensando cosa mi può servire in aereo. Potrei puzzare? Probabile, quindi porto deodorante. Mi porto anche questo che serve per appunto rilassarsi e dormire magari. Con qualcosa di caldo sugli occhietti, igienizzante mani. Ho preso questi mini profumini di Maison Margiela per assaggiarli, cioè annusarli, capire quale mi piaceva di più. E ho fatto una micro selezione. Questi sono quelli che non mi piacciono. E qui abbiamo tutti invece i profumini che mi piacciono, però penso che porterò solo questo.
ovvero Beach Walk. Senza volerlo è perfetto per dove sto andando, perché comunque mi immagino proprio a Venice Beach con questo profumino. Di Maison Margiela in realtà mi è preferito questo qua che ho acquistato in full size, che è veramente buonissimo, però è troppo pesante e grosso per portarlo, quindi penso che mi porterò solo questa mini taglia, così che poi se trovo dei profumi che mi piacciono, perché sicuramente ci sono posti dove andremo che ci saranno profumi, ne comprerò altri. Però questo per ora mi sta piacendo, è veramente minuscolo. E quindi lo inseriamo qui dentro. Vero Brecut? Sì. Per quanto riguarda patch cose, direi che sicuramente mi porto dei patch per gli occhi, se ne ho. Ah, questi per i brufoli potrei portarmi. Avrei questi di Astra, però mi sembravano un po' asciutti. Le maschere sicuramente le comprerò lì, alla Little Tokyo, quindi non me le porto. Niente, volevo dei patch occhi, ma non ne ho manco uno. Li ho finiti tutti. Bene. Mi porterò questi per i brufoli, però. Allora, per quanto riguarda i gioielli, non so se li cambierò in realtà. Maybe no. Magari mi porto un orologio. Questo è molto bello. Potrei portarmi questo orologio qui. Anche in argento così. Questo caruccio. Qui forse degli altri orecchini. Ah, questi qua se no potrei portarmi della Fede con il loghino. Super cute. Secondo me questi ci stanno per una serata. Ma perché si incastrano così tanto gli orecchini? Quindi magari questi qua me li porto, dai. Per quanto riguarda le cose tecnologiche, vabbè, porterò sicuramente il computer, perché dovrò caricare video, fare cose. Questo per leggere le memory anche tramite il telefono, comodissimo se facciamo una foto con la macchinetta. Cuffie obbligatorie, obbligatorie. Hard disk, se voglio montare qualcosa io mentre siamo in viaggio. Porta memory, comodissimo con le varie memory, anche sono già nella macchinetta. E ovviamente delle batterie per la mia macchinetta dei vlog che sto usando ora. Poi ho comprato l'AirTag per la valigia, quindi devo un attimo capire come funziona. E ho preso questo da Primark per non perderlo, diciamo, penso che lo metterò in una taschina della valigia. Abbiamo stampato in questi fogli, che vabbè non faccio vedere, magari ci sono dei dati, sia il volo che la casa dove andremo, se magari in aeroporto ci chiedono dove andate, con anche l'esta. Quindi qua ci sono tutte le cose, insomma, in aeroporto se hanno voglia di rompere proprio a noi ci possono chiedere appunto perché siamo lì, diciamo in vacanza, questo è l'hotel, bla bla bla. Vabbè, ho già gli occhiali, questo metterò tutto nel bagaglio a mano comunque, queste cose. E le medicine, più cerotti, cose che possono sempre servire. Come libro invece ho comprato questo l'altro giorno, Una perfetta sconosciuta, quindi penso che porterò lui, vedremo se mi piacerà. Visto che sono veramente tantissime ore di volo, penso che almeno per qualche oretta sarò impegnata. Immancabile ovviamente una presa americana, perché non andrà per niente bene se caricatori, che cose, anzi dovremmo prenderne anche più di uno, credo. Come piastre asciugacapelli porto solo la JKD, così appunto posso sia asciugare che fare la piastra, due in uno. Lip balm, questo di Sol de Janeiro, lo inseriamo già qui dentro. Poi porto un faretto per fare foto, video, non si sa mai se magari appunto c'è buio in casa o in giro, no, non credo che ci stare qua, quindi lo metterò insieme altre cose. Questo è sempre per il faretto, mi servirà, devo spingere per appoggiarlo. E Brecuzzo, tu starei con la mamma, ti tratterà bene, guarda che hai già le lacrime, devo pulirti gli occhietti. No. Quanto sei bello, tanto 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 tanto. Ok, direi che inizio a piegare tutto e inserire in valigia. Sto mettendo in valigia le cose che sono sicura al 100% di portarmi. Poi valuterò quando le altre cose sono asciutte se portarle o meno, ecco. Forse ho cambiato idea. Posso di questo, voglio portare questo grigio di set, perché ha anche i pantaloni un pochino più lunghi, tipo che arrivano sopra il ginocchio. E se voglio fare magari la camminata per andare all'Hollywood, mi piace di più. Quindi sì, portiamo questo grigio. Ok. Felpina. Felpona.
top che sono sicura di voler portare. Questo grigio. Questo non lo so in realtà. No, forse questo no. Questo qui sì. E questa per ora è la valigia, già abbastanza piena. Queste sono le cose che sono indecisa se portare o meno. Alla fine questi set, mi sa che li provo prima perché è da un anno che non li metto. Quindi magari sorprese, cose. Ah, un po' mi porto questo cappellino grigio, sicuramente. Devo mettere anche le giacche, sono indecisa anche su quel vestito. Allora, stavo provando i vestiti che non mi convincevano. Questo sarebbe il coordinato bianco. Ancora più indecisa. Cioè, beh, sotto dovrei metterci un top... È carino, però forse non è tanto da lei. Io indecisa. Che carino queste spalline. Allora, questo forse è più carino perché ha la gonnellina. Anche il colore è bello. Non rende secondo me dalla videocamera. Ecco, così ha il colore reale. Non lo so. Forse non ne porto manco uno. Comunque si sono asciugati i pantaloni che voglio portare. E devo decidere quali portare. Abbiamo già un jeans. Quindi io porterei questo grigio, perché voglio assolutamente avere i pantaloni grigi. E poi sono decisa se portare questi o quelli. Però forse andrei di blu. Cioè, in realtà questi chiari stanno bene con questo top. Forse. O forse no. Questi qua grigi non so cosa metterli, poi sicuramente porto il vestitino. Ti sposti, sei sempre in mezzo, madonna. Vestitino che in realtà è molto lungo, l'avete visto nell'ultimo video, ed è di Bershka. E si è già rotto, raga, dico solo questo. Si è tolto il ferretto da questa coppa. Non lo so, perché in realtà con questi qua ci stava bene anche il toppettino chiaro. Così, monocolore. Questo invece è un po' diverso, quindi no. E questo toppettino grigio così lo metto insieme a questo top grigio. Ti puoi, vai via. Grigio chiaro e grigio scuro. Ci sta male, forse poi è meglio il bianco. Un toppettino bianco. Oh yeah. Sì, ci sta decisamente meglio. Con questi, perché ci metto con questo qua? No, se no, top nero. Easy. Potrebbe starci bene, questo è un pochino più lungo. Se no, this one, che è molto più scuro in realtà. Oppure vado nuda. Vabbè che voglio anche comprare lì, quindi qualcosa. Oh, anche questo è bello, con i fili intrecciati. Se no, appunto, abbiamo questo qui, che è molto carino, che ho usato per andare in Marocco. Con le maniche lunghe. Che potrebbe starci molto molto bene, perché stava bene coi cargo. Ah, se no anche questa, con una spalla sì e una no. Mi piace assai, però a questo punto forse sto meglio con questo più grigio chiaro. No, my god, raga, difficilissimo, ci penso un attimo. Ok, forse ci siamo, alla fine ho ritrovato questa tutina di Opalli, che mi ero dimenticata, ma assolutamente porto perché è veste da Dio. Cargo grigi più due top, in base se fa freddo metto quello smanicato, no. Metto quello maniche lunghe, se fa caldo quello smanicato. Di jeans alla fine ho cambiato idea, non porto più questi, ma porto quelli nuovi e li abbinerò appunto al top che vi ho fatto dire che andava bene con quello, ma mi pare le cuciture sono abbastanza nude. E questo, sì, lo stile è un po' diverso, non so se ci starà così bene, in caso questo lo metto con la gonnellina. E il top di scorta potrebbe essere questo grigio. Anzi, no, dai, questa maglietta qui. Yes, coi buchi. Ok, quindi questi li lascio a casa. Anche questi qua li lascio a casa. Ora andiamo a posizionare gli ultimi vestiti rimasti. Ho aggiunto già il vestitino e altri set per colazioni, passeggiate. L'altra metà valigia vorrei lasciarla abbastanza vuota, in realtà, per comprare lì, però... Ecco qua, parte dei vestiti finita. Come borsa porto solo lei, la mia nuova bimba, che devo ancora inaugurare e direi che il viaggio sarà il momento perfetto per farlo. Ve l'avevo fatta vedere qui su YouTube? Mi sa di no. Comunque io innamorata. Di qua andiamo quindi a mettere il kit della skincare, la piastra e il foretto. E l'ho presa. Beh dai, qua devo mettere solo il beauty makeup, che è l'ultima cosa che andrò a fare, e quello spazio è vuoto, quindi top. Allora, sto riempiendo anche la borsa. Per ora vi faccio vedere, ho posizionato le cose così: cuffie, cavalletto per fare i contenuti,
libro che voglio leggere, anche se potrei metterlo in questa taschina qua volendo per non fare meno spazio, vabbè. La borsa appunto che non metto mai in valigia, computer portatile, qua abbiamo invece appunto l'est e tutto quanto. Poi stavo aggiungendo anche gli occhiali da sole. Nel beauty appunto che mi porterò in viaggio ho aggiunto alcune cose come il buscopan se mi viene mal di pancia, elastico, penna, dei fazzolettini, questo per pettinare le sopracciglia, fondamentale, e il chewing gum. Poi in realtà anche questo qui, ovvero la mia pillola. Credo che mi porterò anche la pradina, dove terrò portafoglio, soldi con tampone, battere tampone e il passaporto. Devo capire cos'altro. Vabbè, il telefono secondario, mettiamo questo in valigia, lo inseriamo qui dentro, l'ho già collegato ovviamente al telefono. E direi che ci siamo anche con la borsa. Effettivamente è abbastanza pienotta, però l'ho aperta così che non si rovini, diciamo, ne dovrebbe chiudersi tranquillamente, ecco. Ci siamo, top. Allora, come beauty makeup porto sempre questo qui perché è super comodo, che piazzo tutto in mezzo e ciao. Allora, primer. Come primer porto sempre gli stessi, ovvero questo di Make Up For Ever e questo di Refai. Mi sto anche un po' pulendo che sono tre cose un po' sporchine. Quando vado in viaggio le distruggo. Fondotinta porto solo questo di Laura Mercier perché tanto comprerò sicuramente prodotti lì, quindi porto il minimo indispensabile. Correttori infatti porto questi due di Huda Beauty, due colorazioni, una per contrastare e una per illuminare, eccole qua. Come cipria ovviamente lei, anche se è un po' ingombrante, ma mi piace troppo. Come prodotti per il viso ovviamente porto le mie Choose Me in tutte le colorazioni, quindi questa con Soli Blush e questa qui. Perché Chu lo uso anche come ombretto, infatti non porterò ombretti, in caso comprerò qualcosa lì se vedo... Volevo prendere la palette di Make Up by Mario, effettivamente. Come illuminante avrei portato lui, ma dall'ultimo viaggio si è rotto, ho cercato di ricompattarlo, ma sicuramente se lo porto si distrugge. Quindi credo che non porterò illuminanti e lo comprerò lì. Poi mascara, allora mi sa che porto questi due, sì dai... Marrone, nero, più questo se mi metto le ciglia finte, che è comodo, piccolino, per andarle a pettinare. Per quanto riguarda le sopracciglia, penso che porterò solo questo e la penna. Mi piace il fatto che ho la laminazione, quindi non devo portare né colle né niente per le sopracciglia. In teoria ash brown, però magari porto anche espresso per sicurezza. Assolutamente devo portare questa qui che uso come colla per le ciglia finte, raga, è la vita. Ne metto un po' sulla ciglia, faccio una riga minuscola di eyeliner, top. Poi per quanto riguarda le labbra porto giusto due cose, ovvero la matita di Kylie, colorazione Kylie, questo di Make Up by Mario che è tipo un glossino. E invece come rossetto penso che porterò solo questo qui di NARS, ok? Quando metto il blush rosa, quando metto il blush pescato o rosso. Vabbè, un eyeliner marrone me lo porto, questo di Too Faced, temperino di Kylie, Cupid's Arrow marrone, una pinzetta e basta. Piegaciglia non devo portarlo perché tanto ho la laminazione. Setting spray di Charlotte per fissare. Ah, questo per fare le lentiggini. Spero di trovare Freak in realtà. E non so se portarmi dei glitterini. Se una sera magari voglio aggiungere dei glitter. Ma sì, dai. Penso che possiamo chiudere. Veloce, non dolore. Che brava. Sac. Fagottino. Bello che pronto. Ho cambiato idea. Mi porto anche due rossettini di Kylie. Perché non li ho ancora provati bene. Quindi vedremo come saranno. Ho fatto un po' di swatches. I miei preferiti. Per quanto riguarda i pennelli ho preso questo beauty qui che dovrebbe essere fatto apposta, ha anche i buchetti all'interno, quindi portiamo MT2. Questo poverino l'ha mangiucchiato tutto brachi, comunque è di Charlotte e lo portiamo per la cipria. Spugnettina penso che metterò qui dentro, dove all'interno ho anche questo e il sapone per lavarla, la spugnetta di Sephora, molto bella, bella. MT3, la sfumatura più piccola.
MT6 e un altro MT3, perché se faccio look magari mi servono più pennelli. No, dimmi che tutti gli altri ce li ho sporchi, piango. Ovviamente anche MT7 per applicare blush e bronzer. Spero di averne anche un altro. Pennello di Smashbox per il correttore, ottimo. Ah dai, porto anche lo 02 di Sephora per il correttore. Questi qua devo pulirli prima di metterli via, quindi per ora questo. Makeup, pennelli. E tada, raga, valigia finita. Ora devo mettere solo le scarpe. Ah, ecco, devo mettere le scarpe e ci siamo. Però penso che mi porterò solo le Converse, quindi non so neanche... Ah, no, forse le ciabatte. Allora, come scarpe mi porterò le Converse e le New Balance nuove. Poi qui ci metto i tacchetti. E per il viaggio viaggerò in... ciabatte, così che sono comoda. Qua avevo messo le giacche, ma in realtà mi ero dimenticata delle borse, delle scarpe. È arrivato il momento di chiuderla finalmente. Ah no, che sto a dire, mettere mutande e calzini, ultime cose. È già esaurita prima di partire. Cercate di cercare mutande e calzini, appaiarli invece di lasciarli così. Madonna. Queste sono per andare all'ospedale, queste calze. No, queste devi mettere con le ciabatte e il calzino bianco. Sai che figurone, no. Ti fermano alla dogana sicuro. No. Ok, rieccomi davvero per chiuderla. Non ho capito questo a cosa serve. Cioè, servirà qualcosa? Forse per metterci le giacche. Forse la roba sporca. No, la roba sporca non si può. Aiuto, pesa. Oh my god. Ta-da! Ora devo pesarla e sperare che non pesa più di 23 kg. Borsa pronta, valigia pronta, direi si può partire. Ci vediamo su IG, su TikTok, su YouTube nei prossimi giorni. Yes! La mia faccia dice tutto. Volevo anche ringraziare per essere arrivati alla fine di questo video. Mando un bacione e niente. Bye bye!